Buongiorno cari spettatori della Tenda TV, buon martedì 5 marzo, martedì della terza settimana del tempo di Quaresima. Anche oggi ci mettiamo in ascolto della parola di Dio sulle orme del Maestro. E lo facciamo innanzitutto invocando il dono dello Spirito Santo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito, che in un sospiro sussurri al nostro spirito il nome del Padre, vieni a radunare tutti i nostri desideri. Falli crescere in fascio di luce che sia risposta alla tua luce, la parola del giorno nuovo. La liturgia oggi ci propone un passaggio dal Vangelo di Matteo, capitolo 18, versetti dal 21 al 35. Lo ascoltiamo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto, molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. La regola che Gesù propone a Pietro del perdono 70 volte 7 è paradossale, è uno di quei pezzi dell'umanità di Gesù, del suo insegnamento, che fanno a pugni con il mondo e con tutto quello che noi chiameremmo buon senso. E infatti, nella scena iniziale della parabola non c'è nulla di realistico o di buon senso, perché nessun servo sulla terra potrebbe contrarre un debito così grande col suo padrone. Ma in relazione a Dio, ciò che ci appare come inverosimile diventa improvvisamente molto vero.
E cos'è che è vero? È vero che il condono supera infinitamente quello che il servo ha osato invocare. Il servo aveva chiesto un rinvio del pagamento e il padrone ha condonato l'intero debito. Dio va oltre a ciò che è giusto, ciò che noi intendiamo giusto. E anche perché in realtà non c'è nemmeno detto che il servo sia un servo buono, fedele, laborioso. Il perdono del padrone è fondato solo sulla sua gratuità, sulla sua grandezza d'animo, sulla sua compassione. E proviamo adesso a fare un esperimento. Se leggessimo la seconda scena, quella tra il servo e l'altro servo, senza sapere nulla di ciò che veniva prima. Forse ci verrebbe da dire che magari quel servo non ha usato proprio il modo giusto, però ci verrebbe anche da dire che in fondo ha ragione. È giusto che ciò che è stato prestato venga restituito. Ma se torniamo a ricucire ciò che veniva prima a questa seconda parte della parabola, ci viene spontaneo dire, dopo un perdono, un condono così grande ricevuto dal padrone, come si fa a non condonare? Ed è qua che sta la chiave della parabola, quella che ci illumina anche il senso del perdonare 70 volte 7, cioè sempre. Noi possiamo perdonare sempre, come ci chiede Gesù, solamente se ricordiamo costantemente, se teniamo a mente costantemente quelle volte in cui siamo stati perdonati noi, per primi, quelle volte in cui siamo stati amati gratuitamente dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo, quelle volte in cui siamo stati amati mentre, come direbbe San Paolo, eravamo ancora peccatori. Signore, quanto mi hai voluto bene, quanto hai fatto per me tutte le volte che io non lo meritavo. E il senso della conclusione della parabola è questo. Noi possiamo capire come stiamo nella relazione con Dio da parte nostra, non tanto da come preghiamo, ma quanto da come stiamo con i fratelli. Se noi non siamo capaci di perdonare, e questo è un dato di fatto che possiamo osservare nella nostra vita, significa che noi non abbiamo veramente accolto quel perdono che Dio ci aveva dato, cioè che non ci stiamo comportando da suoi figli. Ed ecco allora dove deve andare la direzione della nostra preghiera. La nostra preghiera deve chiederci, farci chiedere a Dio che allarghi il nostro cuore. Signore, amplia il mio cuore, rendilo sempre più simile al tuo, in modo che quel 70 volte 7 non diventi un macigno sotto il cui restare schiacciati, così farà il Padre anche a voi se non perdonerete di cuore, ma quel 70 volte 7 diventi piuttosto l'orizzonte verso cui camminare, da ampliare sempre di più, sapendo che sì, è vero, non saremo mai arrivati se non al compimento della vita, ma anche che è possibile, bello e necessario invocare da Dio un cuore sempre più largo, più capace di perdono, più simile al suo. Allora, invocando dal Signore la benedizione sul nostro cammino di conversione in questa Quaresima, preghiamo insieme e domandiamo la sua benedizione con la preghiera. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
E buona giornata a tutti, a domani.